È ancora lontana la prima partita di campionato della Serie A di basket, quella che al 9 ottobre vedrà la VL debuttare alla Vitri Frigo Arena, però la passione VL batte forte e batte con il via alla campagna abbonamenti presentata oggi nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro alla presenza della società e anche di delegazioni di tifosi. Vediamo le novità, cominciamo dalla parte grafica con Io VL che sarà il claim di questa stagione, già dall'immagine battagliera di coach Repeja e i suoi giocatori marchiati dai segni biancorossi che campeggeranno sugli abbonamenti, sulla pelle di giocatori e allenatore, così come sulle tessere degli abbonati. Andiamo a vedere quelli che sono i prezzi assolutamente per tutte le tasche, si va dai 120 euro della curva K2 per poi salire ai 150 della curva K1 e K3 e poi le tribune quest'anno spezzettate in tre fasce, 250 euro per gli spicchi N1, N7, L2 e L8, 350 euro per le tribune laterali, 400 per la centralissima e poi i parterre per il club Tonucci 240 euro, per la fanzone 240, 600 euro il parterre tradizionale e infine le poltroncine VIP 1500 euro. Poi naturalmente ci sono tutte le fasce ridotte, così come i biglietti che vanno dai 20 ai 60 euro, dai 20 euro della curva ai 60 del parterre fino ai 100 della poltroncina VIP. Ci sono le promozioni, promozioni family, promozioni porta un amico e la fan zone. Naturalmente spazio al diritto di prelazione per gli abbonati, diritto di precedenza che è per gli abbonati della stagione 2019-2020, l'ultima prima del Covid, e dunque la campagna di vendita inizierà per questa fascia con diritto di precedenza dal 29 agosto al 3 di settembre e poi la seconda settimana, quella dal 5 al 10 settembre, sarà riservata al diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e poi dal 10 settembre vendita libera aperta sicuramente fino al 9 ottobre nel match casalingo contro Venezia e poi aperta ancora per altro tempo da definire. I punti vendita Viva Ticket, Prodi Sport, Spazio Conad per una Vitri Frigo Arena che torna a piena capienza, 7.000 posti meno il settore ospiti e questo è il punto di partenza importante sottolineato dal presidente Ario Costa. Sicuramente questa notizia è la notizia più bella, ma non solo per noi o per tutti i nostri tifosi che vanno al palazzo, ma perché significa che stiamo vincendo questa bruttissima battaglia contro il virus. Chiaramente noi confidiamo molto in questo ritrovato entusiasmo della scorsa stagione, poterlo riprendere e ripartire anche in campagna abbonamenti con questo entusiasmo di fronte a una squadra che sta crescendo, o meglio nascendo, che dico che mi piace, è molto interessante e stimolante. Le scelte anche a livello di prezzi vanno incontro ai tifosi, prezzi per tutte le tasche. Ha ricordato anche lei in conferenza stampa, non esiste una curva in Italia con prezzi così bassi. Sì, questa è la realtà, noi siamo sempre stati attenti a questo, è chiaro che poi bisogna dare un valore che sia giusto, corretto, però sempre con un occhio di riguardo al portafoglio dei nostri tifosi. Si riparte dunque dall'entusiasmo che ha concluso la scorsa stagione, in quell'entusiasmo è entrata anche la fan zone, una assoluta novità della scorsa stagione, una novità che quest'anno entra nell'abbonamento, novità voluta da Alessandro Mengucci e dall'UL Ambassador Walter Magnifico. È stata un'esperienza bellissima, è stata la partenza di un progetto che vogliamo rendere sempre più interessante, più solido. Il principio più importante è quello di coinvolgere i ragazzini giovani e giovanissimi, invitandoli a vedere la partita, a vivere dal vivo l'evento sportivo. Abbiamo visto che la risposta l'anno scorso è stata entusiasmante e quindi l'abbiamo riproposta e, come ho detto, facciamo l'esordio ufficiale nella campagna abbonamenti anche per la fanzone. Ecco, quindi è una fanzone che è, non dico limitata, ma insomma circoscritta a una fascia di età da fino ai 18 anni, da 0 ai 18 anni. Naturalmente i ragazzi, i bambini più piccoli fino ai 14 anni possono essere accompagnati dai genitori, quindi possono sottoscrivere l'abbonamento sia il genitore che il bambino dai 15 ai 18 anni in maniera autonoma, cioè solo i ragazzi.